viaggio a Efeso. Capitolo 4, continuiamo il nostro viaggio a Efeso. Capitolo 4. Volevo anche dirvi che tra poco noi passiamo per i ministeri e questo argomento, penso che vi siete accorti, lo stiamo trattando anche il sabato mattina, nel senso in TV lo stiamo trattando, quindi quello lì che stiamo facendo in TV sarà un pochetto più approfondito perché non andrà oltre i ministeri, mentre noi invece andremo oltre, da Efeso usciamo e entriamo in un'altra città più avanti, se il Signore ci fa grazia, ovviamente. Allora, leggo un attimo i versetti che abbiamo letto l'ultima volta. Capitolo 4, dal verso 1. Gloria a Dio. Dio ci benedica. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati ad una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro, pensate un po', nelle arti seduttrici dell'errore. Non so se, vabbè, poi questo lo toccheremo più avanti, ma addirittura si rischia di avere, per effetto della menzogna nelle chiese, uomini che con arti seduttrici riescono a ingannare i credenti, quelli che ovviamente sono fragili nella parola. Ma su questo possiamo dire molto, 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 soprattutto a proposito di ministeri, tra virgolette, che sono showman su questo. Però chiudiamo la parentesi e poi la apriamo più avanti, va bene? Uomini di spettacolo e di teatro piuttosto che predicatori, raccoglitori di folle e di soldi. Chiudo la parentesi. Ma seguendo la verità nell'amore, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso
nell'amore. Bene, mettiamoci il punto e partiamo. La volta scorsa, se vi ricordate, abbiamo fatto questa introduzione intorno alle caratteristiche che un ministro di Dio, quindi legato alla questione ministeri, legata alla questione della diversità dei ministeri, quali sono le caratteristiche principali, o meglio, quali sono le porte che si aprono sulla strada che ci portano poi a discutere, a parlare dei ministeri come l'apostolo, il profeta, il pastore, l'evangelista, il dottore, l'insegnante. Quali sono le porte? Mentre stiamo qui a pensare a chissà che scuole, che corsi, che università da fare, chissà diciamo così, che formazione, no, devono avere, l'apostolo Paolo parla di cose che mettono in evidenza non la preparazione ma il carattere dell'uomo di Dio. La prima cosa che l'apostolo Paolo fa prima di parlare dei ministeri, che è un argomento meraviglioso, importante, fondamentale per la crescita della Chiesa, l'apostolo Paolo si definisce prigioniero. Abbiamo detto, no? La volta scorsa. Paolo avrebbe potuto dire: allora, siccome io sono un apostolo, voglio parlarvi dei ministeri. Avrebbe potuto dire: io sono apostolo, sono un dottore, sono un teologo, sono un pastore, no, tutti questi titoli. Invece Paolo si presenta alla Chiesa degli Efesini e dice: parliamo dei ministeri, e ve ne voglio parlare io, che sono uno schiavo, che sono un servo. Ve ne voglio parlare io, che ho fatto l'esperienza non di un titolo ministeriale, ma di una condizione spirituale. E la condizione spirituale di Paolo è quella di essere un prigioniero in Cristo, nel Signore. Bellissimo, eh? È veramente bello. E credo che sia una delle maggiori esperienze che come servi di Dio possiamo desiderare, possiamo anelare, anche perché questa parola prigioniere non ci parla di catene, ma ci parla dei liberi in Cristo, della libertà in Cristo. Ma questa libertà in Cristo ha letteralmente inchiodato Gesù alla croce. Noi l'abbiamo inchiodati, nel senso che l'abbiamo lasciati nella vecchia vita, tutti i comandi, gli impulsi, i desideri che ci venivano dalla carne. Si diventa prigionieri del Signore quando la carne viene mortificata, viene trascurata, viene, tra virgolette, resa morta, va bene, per permettere all'opera dello Spirito di verificare, manifestare i suoi frutti. E quindi prigioniero, umiltà, mansuetudine, pazienza, e poi sopportandovi gli uni gli altri con amore. Siamo arrivati qua la volta scorsa, vi ricordate? Tutte queste cose ci devono portare ad una realizzazione di corpo, ad una realizzazione nell'ambito della comunità di una esperienza straordinaria che ci permette di vedere il Signore, vedere i miracoli, vedere la pace nella Chiesa, vedere la crescita della Chiesa, vedere anche lo sviluppo dei ministeri. Cosa? L'unità dello Spirito. Fratelli, il miracolo più grande a cui dobbiamo protenderci come Chiesa è l'unità dello Spirito. Questa unità non è semplicemente, seguitemi bene attentamente in questo passaggio di parole, non è semplicemente un fattore che si manifesta
perché, ascoltami bene, perché io ti chiamo il cantico che tu avevi nel cuore. O semplicemente perché la predicazione che viene fatta l'avevi tu letto la mattina. Queste cose sono belle, simpatiche e potrebbero sicuramente essere l'espressione di una certa unità. Ma l'unità è quella che ci vede insieme, stretti, connessi, nonostante la diversità. Nonostante siamo diversi, noi siamo uniti nello Spirito. E non è una unità, diciamo, domenicale o cultuale, è una unità di spirito, quindi di chiesa, di sentimento, di relazione, di intenti, di traguardi. E ovviamente questi intenti e questi traguardi non possono venire da un uomo o da alcuni fratelli e tutti si devono sottomettere, no? A quello che alcuni desiderano, perché questa potrebbe essere un'unità, sì, ma forzata, costruita. Gli intenti, i traguardi devono venire dalla parola di Dio, perché è la parola di Dio che ci mette d'accordo, che ci tiene uniti. Molte chiese hanno fatto la triste esperienza di dividersi o di spaccarsi, e la stragrande maggioranza di queste perché hanno smesso di far parlare la parola di Dio, o meglio, l'hanno fatta parlare, ma l'hanno fatta parlare a uso proprio. Ognuno pigliava i versetti e lì, piuttosto che prenderli in considerazione come parola di Dio, le usava per modello frecce per colpire gli altri, no? Quando i versetti diventano dei proiettili piuttosto che dei medicamenti, piuttosto che dell'olio che viene versato, piuttosto che del vino che viene versato sulle ferite. Quindi l'unità nello spirito non è soltanto un traguardo, sentite bene, ma è anche qualcosa che dobbiamo proteggere e conservare. E forse questa è la parte più difficile, perché conservarla nel tempo non è facile. Conservando l'unità dello spirito, una volta che si è realizzata, bisogna conservarla, bisogna proteggerla. Questa unità nello spirito deve diventare il più alto valore della nostra comunità, della nostra chiesa. Il nemico così non troverà spazi, non troverà brecce. Gli insegnanti che non vengono da parte di Dio non troveranno spazio, non troveranno terreno, non troveranno possibilità di depositare, uso un termine che si usa nel mondo animale, perché quelli che non vengono da parte di Dio così devono essere considerati, non avranno dove depositare le loro uova per far uscire poi i loro mostri. L'unità dello spirito diventa una delle cose più preziose che la Chiesa può possedere. Fratelli, preghiamo per l'unità dello Spirito. Lavoriamo per l'unità dello Spirito. Adoperiamoci per questa, perché da questa unità nello Spirito, da questa unità dipende quasi tutto, tutto, compreso la benedizione del Signore, compresa l'opera di Dio nella nostra vita. E vi dirò di più, fratelli, vi sto per dire una cosa, tra virgolette, un po' bomba, ma è così. Non potrei dirvi diversamente, altrimenti non sarei un pastore. L'unità dello Spirito, dall'unità dello Spirito, dipende molto anche la benedizione nelle nostre singole famiglie. Se c'è unità nello spirito nella Chiesa, quell'unità
rifletterà anche nelle nostre case, e nelle nostre case noi vedremo la gloria di Dio. Amen. E questa unità, come bisogna conservarla? Che cos'è una unità culturale? Che cos'è una unità di simpatia? Mi trovo bene con l'uno piuttosto che con l'altro. Come bisogna conservarla questa unità? Questa unità si conserva con un vincolo, ed è il vincolo della pace. Da qui ovviamente si apre un po' tutto, perché sempre l'Apostolo dice: per quanto dipenda da voi, siate in pace con tutti. Ora, però, questa parola "per quanto dipende da voi" apre un oceano, no? Perché non è che noi ce la possiamo cavare con molta facilità, no? E dire: ma io non ho fatto nulla, sono loro. Bene, d'accordo. E quindi noi potremmo dire: per quanto dipende da me, io non so cosa dirvi, io non ho fatto nulla. Guardate che la scrittura ci dice una cosa che è veramente pazzia. E queste cose le possono capire solo i fratelli e le sorelle che hanno deciso di andare in cielo, perché altrimenti non è comprensibile, fratelli. Sapete quale? Il fatto che se c'è tra te e un fratello una rottura, va bene, può capitare una rottura, un'ombra, un cruccio, un'offesa, e tu hai ragione, e tu vedi che dall'altra parte però non ci sono segnali per chiedere eventualmente perdono o per dire ho sbagliato, che cosa bisogna fare? Possiamo dire: io non ho fatto nulla, peggio per lui. Giusto? Possiamo risolverla anche così o no? Sì o no? Sì o no? Potremmo risolvere e dire: ma io sono in pace con il Signore. Ma tu devi ricordarti che noi lavoriamo per l'unità dello Spirito. E quindi non può bastarti che tu non hai torto. Non può bastarti che tu non hai ragione. L'unità dello Spirito è qualcosa di molto più profondo della tua ragione, della tua fermezza, del tuo puntare i piedi. Gesù ti dice: lo so che hai ragione, ma a me non mi basta. Quindi la scrittura ci viene in aiuto. Se per il progresso dell'opera di Dio dovete subire qualche torto, pure se avete ragione, bisogna. E quindi tante volte ci capiterà, non ho detto vi capiterà, ci capiterà, mi è successo diverse volte in 25 anni e non credo di finire con queste piccole esperienze, ci capiterà di chiedere perdono anche se la logica umana ci dice che abbiamo ragione. Ve lo dico per esperienza, ho sofferto il distacco di alcuni fratelli e di alcune sorelle, perché io non li voglio bene, i fratelli e le sorelle, io li amo, che è diverso. E quando l'ho sofferto questo, e ho visto che non c'erano margini, ho voluto chiedere io perdono. Sapete dall'altra parte cosa è successo? Si è sciolto un ghiaccio. No, sono io, ho sbagliato io. Ci si riaprono poi le relazioni. Quindi, fratelli, non si tratta di anche perché, allora, ammettiamo anche che tu hai ragione, no? Allora, io e te abbiamo una discussione, io ho ragione, va bene? Alla fine, se io ho ragione e chi ha torto non si fa vedere più, ma chi è che ha vinto? Chi ha vinto? Il fratello dice: il diavolo, giustamente. Ma che io ho ragione, ma che mi danno una coppa? Non ho capito. Cioè, che abbiamo una targa, un trofeo, ho vinto, ho ragione io, non so, 17esima ragione in 25 anni. Cioè, che ci facciamo? Le targhe, cosa ci facciamo? Succede che non ci guardiamo più ed è finita, però ho ragione. Però il tramonto è sceso sul nostro cruccio, ci abbiamo dormito sopra, la separazione
è avvenuta, i cuori si sono iniziati a indurire, non siamo riusciti a fare quello che era l'amichevole accordo, come dice il Vangelo di Matteo, lungo la strada. Ci siamo accostati alla cena del Signore, abbiamo mangiato allo stesso pane, abbiamo bevuto allo stesso calice, dimenticandoci però che questi piccoli muri, che poi diventano alti, si costruiscono nella Chiesa, nel corpo del Signore. Poi dopo hai voglia di dire: oggi il culto era freddo. Hai voglia di dire: oggi il pastore, che ne so, non era unto. Oppure: mamma mia, oggi non ho sentito niente. Sembra sempre che, no, che tutto quello che sentiamo o non sentiamo non dipenda mai da noi, ma dipenda sempre dagli altri. Noi stasera vogliamo dire sulla scrittura: Signore, rendimi un protagonista di azioni nobili verso il corpo di Cristo. Fratelli, meglio sdebitarci con i fratelli, con, anche con quelli che non sono convertiti, se è il caso, ma di guadagnare anime per il regno di Dio. Poi apro e chiudo una parentesi, perché c'è anche questo, eh? Poi può darsi pure che tu gli chiedi perdono e non succede nulla. E vabbè, che dobbiamo fare? Almeno un perdono che gli abbiamo chiesto, anche se avevamo eventualmente ragione, ci ha sgombrato il campo con i nostri peccati davanti al Padre. Padre, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Poi è normale, non è che io posso convincere uno a perdonarmi, no? Ma intanto faccio il mio passo, un passo chiaramente convincente. Non mi devo avvicinare alla persona dicendo: guarda, ti voglio chiedere perdono, anche se so che ho ragione, no? Alcune te lo chiedo per l'ultima volta e poi basta, no? Ti chiedo perdono, però tu da una parte, io dall'altra parte, no? L'amore vince ogni cosa, c'è poco da fare, no? Vince ogni cosa. E non solo l'amore vince ogni cosa, fratelli, ma l'amore lascia anche confuso il nemico, perché se c'è una cosa che il nemico non sopporta è proprio l'amore di Dio che regna nei nostri cuori. E poi ci potrebbero essere cose che sono diventate così vecchie nella nostra vita che non abbiamo risolto. Non poche volte sono venuto a conoscenza di credenti che non si guardano in faccia con la mamma, con il padre, con il figlio, da anni. Non va bene. Bisogna buttare a terra questi muri. Oggi, non domani. Oggi. Ti manca il coraggio? Prova a buttare a terra questo muro. Vedi che benedizione che entra nella tua vita. Se lavoriamo per l'unità dello Spirito, questi sono i passaggi che dobbiamo vivere, realizzare nella nostra vita. Forse ti ha fatto anche tanto del male, forse hai subito anche tanto male, forse pure nell'infanzia hai subito tanto male, ma il perdono non è una qualità umana di cui stiamo parlando. Noi stiamo parlando di un perdono che abbiamo realizzato prima noi come peccatori alla croce. Come vedete, l'unità dello Spirito non è una questione di denominazione, non siamo tutti d'accordo allora con questa dottrina. No, no, l'unità dello Spirito passa da qui: umiltà, mansuetudine, pazienza, sopportandovi gli uni gli altri. Gloria a Dio. Fratelli, siete contenti che mi sopporterete per un po' di anni? Sono ancora giovane, quindi a meno 30 anni avrete di sopportazione. Vabbè, se il Signore non mi chiama prima. Dunque, vi è, scusate, pure io però sopporto voi, non è solo il contrario. Vi è un solo, allora, passaggio successivo: vi è un corpo solo, è un solo spirito. Allora, fratelli, qua dobbiamo chiarire alcune idee. Vi è un corpo solo, tante chiese, ma il corpo è uno.
tante chiese, non se ne contano di chiese, ma le chiese, queste tante chiese, sto parlando delle tante chiese che camminano con la parola, non sto parlando delle tabelle fuori alle chiese, ci vuole fuori ai locali, non sto parlando del mondo evangelico in generale, sto parlando della chiesa del Signore, ce ne sono tante, tantissime. Eppure siamo e apparteniamo ad un solo corpo. Ricordo all'inizio della fede, quando non c'era giorno che non stavo a casa, andavo sempre ai culti, ragazzo libero, correvo e cercavo una chiesa. E ricordo che ero probabilmente convertito da 3-4 mesi, era pensato un martedì, ricordo come se fosse adesso. Non sapevo dove andare perché non avevo la macchina, i culti nella mia chiesa erano il mercoledì, il venerdì e la domenica mattina, uguale proprio a San Giuliano. E questo martedì mi sono fatto una camminata lunghissima per arrivare in una chiesa perché avevo saputo che c'era il culto. Sono andato, sono entrato, quando sono entrato in questa chiesa mi sono seduto e ho aspettato il momento della testimonianza. Sono seduto, quindi c'era questo pastore, come ricordo, come se fosse adesso, testimonianza, mi sono alzato all'impiedi. Per edificare, per raccontare la mia testimonianza, mi sono pigliato una ammazzata dal pastore che non conoscevo, che manco immaginate. Signore sia lodato. Volevo presentarmi. Vengo dalla chiesa, ho detto, del pastore, e ho detto il nome del mio pastore. Un fratello dal pulpito mi ha fermato, ha detto: la chiesa è di Gesù Cristo, non del pastore, devi dire curata dal pastore. Oh, sono passati 25 anni, me lo ricordo ancora. Bisognava farlo, non bisognava farlo, io tante volte lascio perdere, no, queste cose, però il concetto è chiaro. Sono andato in un'altra chiesa, ma il corpo era lo stesso, di Gesù Cristo. Ora, quanto è bello, fratelli, realizzare che qui non siamo soli, che in ogni parte del mondo il Signore ha suscitato dei credenti meravigliosi, dei credenti meravigliosi. Non so se è il caso di dire di tutti i colori. Ho avuto poche possibilità di viaggiare, ma quei viaggi che ho fatti li abbiamo fatti un po' in diverse parti del mondo. E come ti accorgi quando entri in una chiesa che ti trovi a casa tua? Magari non parlano la tua stessa lingua, no? L'ultima volta siamo stati in Argentina, non parlano la tua stessa lingua, magari capisci poco, ma il senso della familiarità è così forte che tu sai che anche se capisci poco, sei a casa tua, sei nel corpo di Cristo. E quindi noi abbiamo bisogno di relazionarci anche con gli altri. È bello quando abbiamo pastori in visita, è vero o no? Dovremmo fare più visite, dovremmo avere più visite, dovremmo organizzare più incontri chiaramente di comunione, oltre a vivere la nostra fede chiaramente comunitaria. Ma è bello, è meraviglioso aver a che fare con i credenti anche di altri luoghi dove si riunisce la Chiesa del Signore. Vi è un solo corpo, vi è un solo corpo. Domenica mattina non c'ero qui, sono stato a predicare insieme con i fratelli di Cristo e la risposta, che oramai sono diventati un po' la nostra stessa cosa, no? stesso ministero sulla linea evangelistica e missionaria. E mi sono ritrovato a predicare la parola a circa 200 medici. Poi domenica prossima vi proietto qualche fotografia. Ma nel vedere tutti questi omoni, no? Uomini e donne, erano fratelli evangelici, alcuni simpatizzanti,
mi sono trovato a casa, non in un ospedale, 200 medici, no? Mi sono trovato a casa perché abbiamo offerto il culto al Signore. Loro mi avevano invitato per presentare alcune cose. E poi tra l'altro è stato bello scoprire anche che uno di questi medici si sta trasferendo proprio qua di fronte a noi e verrà a frequentare la nostra comunità. Il corpo è uno. Bello. Il corpo è uno solo. E uno solo è lo Spirito. Con la S maiuscola. Cioè lo Spirito Santo che si muove qui in questa chiesa. Quanti di voi in questo momento sentono lo Spirito Santo? Alzate la mano. Questo Spirito che voi sentite qui è lo Spirito che il lunedì si muove a Muzza, nella missione di Muzza, quello che il martedì si muove a Lodi, a Pio Emanuele, a Caravaggio, a Treviglio, è quello che il mercoledì si muove qui e si muove altrove, che il giovedì si muove a Lodi, si muove a Binasco, e vabbè, sono troppe per ricordarle tutte. Insomma, è lo stesso Spirito. Noi vogliamo anche dire qualcosa a chi ci sta seguendo, di avere stima della comunità che frequenta, perché la comunità che frequentano è la comunità del Signore, con lo stesso Spirito. Amen. Lo stesso Spirito, come pure voi, noi siete stati chiamati ad una sola speranza. Qual è la tua speranza? Vuoi vedere che è la stessa mia? Qual è la speranza, fratello? Maria. Andare in cielo con il Signore. Questa è la speranza delle speranze. Lo so che alcuni di voi hanno altre speranze anche mentre sono in cammino su questa terra. Ce l'ho anch'io alcune speranze. Una delle speranze è che cambiamo il locale. Qui è una speranza questa qui, che non deluderà, perché il Signore è fedele. Voi avete anche voi delle vostre speranze, aspettative, desideri, no? E io direi così, sono figlie della grande speranza, però abbiamo un'unica speranza, che è quella di vedere Gesù a faccia a faccia. Fratelli, la Bibbia ha detto il vero, ricordatevelo, noi vedremo Gesù a faccia a faccia. Non è una storia, non è la favoletta, non è la dottrina di chi si è voluto creare questa cosa, è la verità assoluta. Gesù l'ha detto ai discepoli, io vengo a prendervi, lo ha detto e lo dobbiamo aspettare. Verrò, vengo a prendervi, io stesso, e vi porterò affinché dove sono io siate anche voi, e saremo sempre con il Signore. Così dice Paolo ai Tessalonicesi, che quelli che muoiono in Cristo, quelli che si addormentano in Cristo, non vanno sottoterra, non vanno nel cimitero. Questa è la carne che poi risusciterà incorruttibile. Il Signore ci ha promesso il cielo. E Paolo dice, noi saremo per sempre con il Signore. Alleluia, gloria a Dio, che speranza eterna il Signore ci ha messo. Voi siete stati chiamati ad una sola speranza, e questa speranza dovrebbe essere la speranza di tutti i credenti. Certo che io spero nella tua guarigione, certo che io spero che le cose al lavoro si sistemano, certo che spero anche nella salvezza dei miei figli e dei miei parenti, certo, ma c'è una speranza che è al di sopra di tutto e che è il fine di tutto, per il quale noi viviamo e per il quale Cristo è venuto sulla terra per dare la sua vita, ed è la speranza della vita eterna. Questa speranza nessuno te la deve rubare, che ti rubino le altre eventualmente, ma questa no, perché questa è la speranza che ti renderà vittorioso, vittoriosa, è la speranza che ti renderà forte. Questa è la speranza che ha permesso ai martiri di farsi uccidere senza alcun problema, di farsi bruciare sui roghi senza alcun problema, perché non avevano speranze umane terreno. Certo, io sono sicuro che se
avessero chiesto ad un martire: vuoi vivere o vuoi morire? Alcuni di loro avrebbero detto: se si può ancora vivere, viviamo per il Vangelo. Ma se le condizioni erano vivere e tradire Cristo e negare Cristo, no, salgo sul fuoco, vengo crocifisso come il mio maestro, qui c'è la testa, se volete decapitatemi, ma nessuno mi toglierà la speranza del cielo, la speranza della vita eterna. Questa è la speranza alla quale dobbiamo rimanere legati fino alla fine, anche perché questa vita passa, passa e passa veloce, fratelli. Mamma mia, sono quasi 20 anni che stiamo insieme, vi rendete conto? 20 anni, sapete cosa vuol dire? Che fra 20 anni alcuni di noi non ci saranno più. Stavo dicendo alcuni di voi, poi mi metto anch'io in mezzo. Passa, ed è bellissimo, fratelli, è stato bellissimo e lo sarà servire con voi il Signore, perché mi avete e ci avete dato la possibilità di servire con Bibbia alla mano il Signore. Non vi siete tirati indietro di fronte a nulla, e questo è stato registrato nel cielo. Una sola speranza, quella della vostra vocazione. È una chiamata che avete ricevuto. A Dio è piaciuto chiamarvi a questo servizio, ed è questo servizio che deve fortificare fino in fondo la vostra speranza. C'è, ricordati quello che ti dico, ho concluso, che c'è ancora molto di più nella tua vita di quello che hai vissuto fino adesso. Sperimenterai ancora tante, tante altre cose. I tuoi giorni non si chiuderanno così. Ci sono ancora delle tavole imbandite per te e per casa tua. Ci sono dei miracoli che avverranno così, improvvisamente, senza preavviso, perché l'opera di Dio è così. Libro dell'Ecclesiaste: l'opera di Dio fa tutto. E quello che tu pensi che oramai non avverrà più, invece avverrà, per effetto della potenza e della volontà di Dio. Amen. Amen. Dio ci benedica. Amen. Alziamoci all'impegno.